Ciao a tutti, oggi vediamo come decorare un bicchiere. Qui vediamo un bicchiere comune all'interno del quale ho messo un disegno abbastanza semplice attaccato con della carta gommata e con un incisore con una fresina diamantata ho iniziato a fare questa decorazione dall'esterno. Quindi io con questa fresa diamantata vado a incidere il bicchiere seguendo il disegno. Prima ripasso tutti i contorni che andrò poi a riempire e a correggere. Naturalmente con questo metodo, mettendo all'interno del bicchiere un disegno da ricalcare, non si riesce ad essere precisissimi. Lo spessore del vetro fa sì che non si riesca a fare un contorno proprio precisissimo sul disegno. Poi vediamo come andare a correggere alcune parti. Vediamo anche come, a seconda del disegno che si sta facendo, occorre ruotare il bicchiere, quindi la posizione non è una posizione fissa. Ecco che ho ultimato il contorno, tolgo la carta gommata e vado a vedere il risultato. A questo punto dovrò andare a correggere delle imperfezioni che inevitabilmente si avranno e poi devo riempire. Thank you.
Uso l'incisore come se fosse un pennarello. Mi muovo abbastanza lentamente proprio per una maggiore precisione, perché se il movimento della mano è troppo veloce va a finire che non riesco ad essere sufficientemente precisa.
Ecco che il lavoro è quasi finito, gli ultimi ritocchi e la decorazione l'abbiamo terminata. Vi aspetto però per il prossimo video per continuare e fare la personalizzazione di questo bicchiere da regalare. Mi raccomando, non perdete il nostro prossimo video e tutti gli altri. Iscrivetevi al nostro canale YouTube Elettronica Didattica, spero che vi sia piaciuto e vi aspetto. Ecco, questo è il risultato visto su un fondo nero, ma dobbiamo continuare il lavoro, quindi alla prossima, ciao a tutti. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica. Grazie, a presto.